La sconfitta interna maturata domenica scorsa al Pala Longobardo di Cividale per mano della Virtus Bologna non è ancora stata assorbita del tutto dalla GSA, che si sta ancora leccando le ferite, lavorando in questi giorni in palestra in vista del prossimo turno che vedrà domenica i bianconeri impegnati al Pala Olimpia di Verona sul parquet della corazzata Tezenis. Gli scaligeri, allenati da Fabrizio Frates e con in campo David Berkic in maglia Snaidero a inizio decennio, sono una formazione da prendere con le pinze, un'avversaria che sicuramente, almeno sulla carta, sa incutere timore a qualsiasi squadra del girone est di Serie A2. La GSA, però, nonostante qualche acciacco di troppo, muove alla volta di Verona con la volontà e la necessità di produrre una prestazione convincente e magari di strappare anche due punti utili per ravvivare la classifica. Una bella lezione nel senso che loro sicuramente si sono dimostrati più preparati di noi, più affamati di noi. Noi un po' di attenuanti, ma questo non è una giustificazione assoluta. Loro avevano avuto anche 15 giorni, una settimana in più per preparare questa partita, noi abbiamo avuto una settimana in meno per via degli infortuni, però ecco, questo per dire che quando si gioca con una squadra di quel livello, ma in generale in questo campionato, non si può abbassare la guardia. Ci aspetteremo una squadra rabbiosa, ma mi aspetto che i miei giocatori siano più rabbiosi di loro. Oggi pomeriggio i bianconeri erano presenti al Teatro Giovanni da Udine in occasione della annuale cerimonia di premiazione istituita dalla Camera di Commercio friulana.